Marina. Ciao Otis. Raggiungere immediatamente il 3. Che hai da suonare? Che succede? Guarda chi c'è. Becchiamo. No, un momento. Potrebbe guidarci dal grande capo in persona. Lex Luthor. Esatto, bravo. Sali. Prima di sera saremo capitani. Ultime notizie. Lancio di missili XK-101. Ultime notizie. Ciao, Matt. Oh, ciao, Chris. Prendo il Daily Planet, d'accordo? Ultime notizie. Bravo. Giù. Va bene. Glieli pago, vedi? Buono, ho anche buono, qualcosa per te. Grazie. Qui Metropolis 46, siamo a piedi, passo e chiudo. Andiamo. Ecco, sta andando giù alla banchina d'imbarco. Io lo seguo, Aramis. Ok, Harry, io chiamo rinforzi. Sta attento ora, capito? Va bene, sto attento, d'accordo. In partenza al livello inferiore. Mancano 10 minuti alla partenza del treno, gente. Carrozze con aria condizionata per Mount Vernon, Glen Cornis. Tutti a bordo, per favore. Trasporto viaggiatori per Buffalo, Syracuse. Carrozze fumatori sono in testa al treno, tutti a bordo, sistemate i bagagli. Carrozze fumatori davanti, tutti a Aramis, marciapiede 22. L'ho visto e gli sto alle costole. Livello inferiore, binario 22. Cervello possa produrre tanta energia da far muovere quelle gambe. Harry, dove sei? Harry! Oh no. Harry. Disgustoso. Malato, signorina Tesbacher? Quando manca poco all'esecuzione del crimine del secolo? No, via da lì, per favore. Come pensi di congratularti con la più grande mente criminale dei nostri tempi, eh? Dicendomi che sono brillante? No, sarebbe troppo ovvio, lo riconosco. Carismatico. Diabolicamente dotato. Diciamo contorto. Oh.
Vieni via di là, vieni via, 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 via. Dimmi una cosa, Alex. Perché tanta gente deve morire per il crimine del secolo? Perché? Mi chiedi il perché? Perché il telefono suona sempre quando si è sotto la doccia? Perché il leader più brillante e diabolico dei nostri tempi si circonda solamente di perfetti imbecilli? Perché? Avanti, sono dimmi! Sono tornato, signor Luthor! Ecco, appunto, parlavo di te. Ti hanno seguito di nuovo. Nonostante i tuoi riflessi da volpe. Signor Luthor? Signor Luthor? Mi scusi. Otis? È quello il giornale che ti ho chiesto di prendermi? Sì. E perché non lo sta leggendo? Forse sarà perché non gliel'ho ancora dato? Esatto. Finalmente è ufficiale. Grazie a questo doppio lancio di missili nucleari saremo gli artefici della più grande truffa immobiliare di tutti i tempi. Lex, cos'è questa ossessione immobiliare? Non fai che parlare di terreni, terreni, terreni. Signorina Desmacher, quando avevo 6 anni mio padre mi disse: figliolo, vattene. Prima di questo disse: figliolo, la borsa può anche crollare. Le grandi industrie e le banche possono andare in malora, gli uomini non valgono proprio nulla, ma avranno sempre bisogno di terra e la pagheranno un occhio pur di averla. Capito bene cosa mi disse? Terra! Esatto! È un peccato che lui non abbia visto come da umilissimi inizi io ho creato un impero. Un impero? Questo? Signorina Tesmacher, quante ragazze conosci che hanno un indirizzo in Park Avenue come questo? E Park Avenue anche qui? 70 metri più sotto? Hai un'idea di quanto paga la gente là sopra? Per poche misere camere e un ascensore in comune? Cosa di più si può chiedere, dico io?